Buongiorno a tutti. Eccoci qui con il terzo video del mio canale. Si tratterà di un video spacchettamento. Come vedete, qui ho un bel paccozzo, anche abbastanza pesantino. Finalmente sono riuscita a fare il mio primo ordine sulla BB Craft. La BB Craft è un'azienda della Cina e ha un sito veramente con tantissimi, tantissimi, tantissimi materiali per quasi tutti i nostri hobby, da attrezzi, fili, perle, perline, pietra dura, wire, nastri, insomma, c'è veramente un po' di tutto. Dopo aver visto tanti video review, di altre ragazze, ho deciso di fare un acquisto anch'io perché comunque i prezzi sono abbastanza buoni e quindi ero curiosa anche di vedere la qualità dei materiali. Perciò procediamo con lo spacchettamento. Il pacchetto è arrivato così, dentro tutto questo bellissimo pluriball. Qui c'è la lista di ciò che io ho ordinato e ora andiamo ad aprire. Allora, io ho già tagliato lo scotch per portarmi avanti. Adesso mettiamo un pacchettino per volta e andiamo a vedere quello che ho preso. Allora, spostiamo questo. Allora, qui è una scatola mista. Questo è il codice. E sono perle in vetro. Come vedete, è tutto sigillato benissimo. E quello che c'è di bello è che le perle sono anche dentro queste bellissime scatoline che comunque noi, una volta finite le perle, potremo andare benissimo ad utilizzare per altre cose. Allora, queste sono perle da 8 mm. Spero di riuscire a farvi vedere i colori. Sono ok, così li vedete un po' più realistici. E in questa scatolina, come vedete, ci sono diverse finiture. Perché ci sono le semi-trasparenti, queste addirittura hanno un. E poi ci sono queste qui così, che hanno questa finitura particolare. Se mettesse a fuoco il cellulare, magari riuscirei a farvele vedere. Eccole qua. Anche questa è fatta nello stesso modo e sono proprio belle, 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 belle. E poi comunque ce ne sono veramente tantissime. Ora non ricordo più quant'era la quantità, però mi sembra che ci siano comunque una cinquantina di perle per colore, perciò possono essere utilizzate per tantissime creazioni. Poi secondo pacchettino, anche questo imballato nella sua bustina e anche questo con una scatolina che poi noi potremo ad andare a riutilizzare. Allora, questo è il codice per questo prodotto. Ok. E sono praticamente delle perle. Tutte nello stesso colore, però in quattro dimensioni, perché ci sono quelle da 4 mm. Aspettate che c'è anche lo scoccino per evitare aperture accidentali. Ok. Allora, ce la possiamo fare ad aprirla. Perfetto. E sono di un blu che va quasi al colore matite. Purtroppo non ho una
delle luci migliori per potervi far vedere bene i colori. Vorrei evitare il riflesso della lampada, ma è un po' un problema. Comunque dicevo, queste perle sono in quattro dimensioni diverse perché ci sono da 4 mm, da 6, da 8 e da 10. E anche con queste, se una volesse fare una parure, un qualcosa, ha comunque l'abbinamento nella stessa colorazione di quattro misure diverse di perle. E anche qui abbiamo la nostra bella scatolina che poi si può andare a riutilizzare. Poi, terzo pacchettozzo, andiamo ad aprire. Allora, questo è il codice e anche qui, come vedete, tutto incartato singolarmente con il pluriball, con il suo sacchettino. Che riesco a capire da che parte si apre. Ok, ci siamo. Anche questo probabilmente ha lo scoccino. Eccolo qua, uno e due e tre, perché ce n'è anche uno centrale. E queste invece sono tutte perle da 8 mm, ma in tantissime colorazioni di verde. Se la videocamera mette a fuoco, vedete, ci sono queste qui che sono disegnate sopra, ci sono queste satinate, c'è queste con il colore pieno e degli altri disegni sopra. Sono veramente veramente belle, mi piacciono tantissimo. Ci sono queste con l'effetto craquelé, con il doppio colore, che sono veramente bellissime. Anche queste hanno il doppio colore, sono proprio belle belle belle. Poi ci sono queste così. Questo colore personalmente lo adoro. Anche questo è bellissimo. Vediamo se riesco a farvele vedere un po' più da vicino. Se la telecamera mette a fuoco. Ok. E poi comunque sono molto ben fatte perché sono molto regolari come perle, bellissime. Anche qui la nostra scatolina da poter riutilizzare e anche qui veramente tantissime perle, cioè sono un'infinità di perle. E poi ultimo pacchettino, eccoci qua. Allora, questo è il codice. E queste invece sono tutte nella tonalità che va dal nero al bianco, passando per l'argento. Anche queste sono da 8 mm. Vediamo se riesco ad aprirla. E anche qui, ragazze, veramente devo dire wow, perché sono stupende. Purtroppo ho una luce che fa paura. Il mio telefono non è molto propense a mettere a fuoco oggi. Guardate che belle queste. Sono stile Stardust. Ci sono sia in grigio che in nero, fatte così. Anche qui satinato, effetto Giada con le decorazioni. Anche
Anche qui veramente tantissime, tantissime perle. Sono veramente una più bella dell'altra. Anche queste sono molto particolari. Perché comunque non sono le classiche trasparenti. Se vedete, hanno comunque queste lavorazioni un po' effetto craquelé, un po' particolari, molto 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 carine. Benissimo. Devo dire che sono veramente contenta di aver fatto quest'ordine, perché le perle sono veramente ottime, bellissime, una più bella dell'altra. Soprattutto queste qui con questi effetti craquelé marmorizzato sono una favola. Se mette a fuoco ce la possiamo fare. Allora, non facciamo tanti capricci. Niente, si rifiuta di mettere a fuoco. Ok. Cioè, questo grigio è bellissimo. Anche questo craquelé crystal è veramente bellissimo, bello, bello, bello. Comunque, ora cercherò di mettere nell'info box i link diretti a queste scatoline di materiali che ho preso io, così se a qualcuna possono interessare avete il link che vi porta direttamente e io vi consiglio di fare un bel giretto sul sito BBCraft perché ci sono veramente tantissime tantissime cose e ora posso confermare di ottima qualità e fattura. Con questo vi do un saluto, mi raccomando, un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale, se vi va condividete. Grazie a tutte, al prossimo video. Ciao ciao!